In un minuto sono state caricate su YouTube 48 ore di nuovi video, sono state inviate 150 milioni di mail, 480 mila tweets, a Google ha ricevuto 2 milioni di richieste di ricerca e 1 milione di utenti di Facebook ha condiviso qualcosa, dalla foto del proprio gatto su Instagram all'ultimo articolo sulla crisi in Medio Oriente. Ma cosa ci facciamo con tutto questo nuovo contenuto, questo potenziale informativo? Modificare una foto, configurare un'app sullo smartphone, partecipare a un corso online, sono tantissime le cose che possiamo fare con un minimo di conoscenza delle competenze digitali. Lo vediamo dalle energie creative che si stanno liberando. Startup, MOOC, FabLab sono le forme più avanzate, ma con una maggiore consapevolezza degli strumenti digitali, anche le azioni quotidiane sono più semplici, dal commercio online alla sanità digitale e altro. Per non parlare del mondo del lavoro, dove le competenze digitali diventano competenze di base, visto che sono richieste nel 90% delle tipologie lavorative. Ma anche il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve cambiare. I processi che digitalizzano l'analogico non funzionano. Il DESI, il Digital Economy and Society Index, è l'indice elaborato dalla Commissione europea per valutare lo stato di avanzamento degli stati membri dell'Unione europea verso un'economia e una società digitali attraverso 5 indicatori. Nell'ultimo anno si sono registrati progressi, in particolare nell'ambito dei servizi pubblici digitali, così come nell'ambito della trasparenza e della disponibilità dei dati aperti. L'Italia infatti si classifica sesta nel ranking europeo. La qualità e l'interoperabilità dei servizi rappresentano la priorità sulle quali lavorare perché a fronte di un'offerta di servizi digitali messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni non corrisponde un effettivo utilizzo. I motivi sono molteplici: scarsa comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, bassa qualità dei servizi, competenze digitali carenti. È in questa direzione che si sta orientando il lavoro dell'Agenzia per l'Italia Digitale. I principali progetti che stanno entrando nella fase attuativa e la strategia che prenderà corpo attraverso il piano triennale e permetterà all'Italia di guadagnare posizione nell'indice sarà caratterizzata da un nuovo design capace di migliorare l'esperienza dell'utente e da standard di interoperabilità per rendere i servizi digitali offerti alle pubbliche amministrazioni ecosistemi interconnessi. La bellezza e l'esperienza di un servizio, infatti, non devono essere considerati temi superflui, accessori inutili che gravano sulle esigue finanze di un ente pubblico, ma al contrario sono nodi essenziali di un più vasto orizzonte, perché sono vitali alla democrazia, alla trasparenza e alla qualità delle nostre vite. Democrazia, trasparenza, sì. Pensate a servizi pubblici semplici, comprensibili, lineari, che fanno risparmiare tempo e arrabbiature al cittadino. Servizi dove non devi pensare, ma che ti guidano verso quello che vuoi ottenere nel minor tempo possibile, senza creare altre domande. Non migliorano forse la fiducia nelle nostre istituzioni? Non alimentano la trasparenza dei processi burocratici? Non ci fanno più felici per il tempo risparmiato da lunghe code e da inutili reclami? E invece purtroppo la realtà somiglia più a un film, a un cartone. Non so se vi ricordate il film Le 12 fatiche di Asterix. Ricorderete, sorridendo ma non troppo, l'episodio nel quale i protagonisti sono costretti a confrontarsi con l'immagine labirintica della burocrazia. L'ufficio 1 che rimanda due speranzosi protagonisti all'ufficio 4 perché il documento non è conforme alle regole richieste. Il 4 le rimanderà al 3B perché a quel modulo manca un timbro che all'ufficio precedente non potevano apporre. Così al 3B mancherà un dato fondamentale che all'ufficio 1 non possedevano. Ecco, solo attraverso un'esperienza piacevole e appagante, dove creatività, bellezza, armonia sono valori riconosciuti, vi sono le condizioni base per un rapporto sereno con la pubblica amministrazione, dove il cittadino si sentirà a pieno titolo parte di una comunità. E questo non è altro che il vivere bene, che sbandieriamo come slogan, ma senza saperlo tradurre in progetto.